Il 2020 è stata la nostra wake up call, il nostro campanello di allarme, o perlomeno così è stato per me. Come ogni anno, da 3 anni a questa parte, il primo giorno dell'anno vi regalo un video motivazionale. Quest'anno ho deciso di includere anche dei messaggi positivi di alcuni amici che vivono in diverse parti del mondo. Goals and Resolutions 2021. Ecco i buoni propositi per il 2021. Una cosa da non dimenticare è che non siamo robot, siamo umani. Bentornati nel canale di Chiara Lady Boss per contenuti su New York, Stati Uniti d'America, donne imprenditrici, video motivazionali e viaggi. Iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. E se volete scoprire le ultime news, le ultime updates da New York, seguite l'avventura in tempo reale nei miei canali Instagram, New York City for All, Chiara Lady Boss. Troverete qua sopra gli altri 2 video motivazionali che ho fatto negli anni passati. Il domani è incerto, mai come quest'anno lo abbiamo capito. Quindi cogliete l'attimo, carpe diem, carpe diem, carpe diem. Viaggiate quando si può, amate fino in fondo. Donate, se avete la possibilità, un sorriso, un vestito, dei soldi, del tempo. Nella vita mai dire mai, adesso ci credete? Siate aperti mentalmente e non precludetevi occasioni. Il treno non passa troppe volte nella vita. Questo è un altro modo per ricordarvi di carpe diem. Cercate di riconoscere i vostri atteggiamenti sbagliati e aggiustateli. Facile da dire, difficile da fare, lo so, ma provateci. Non vi lamentate per quello che non avete, ma siate sempre grati per ciò che avete. Se ve lo ricordate tutti i giorni, fidatevi che vi sentirete meglio. Ma dovete concentrarvi sul pensiero, la mente è lo strumento più potente che abbiamo. Trovate il positivo nel negativo, non è sempre facile, ma è possibile. Anzi, nella maggior parte dei casi è molto molto difficile, ma non impossibile. Non siate troppo duri con voi stessi. Io ci sto lavorando ormai da troppo tempo. Personalmente mi sono stancata delle parole virtuale, mascherina e distanziamento sociale. Quindi il più grande augurio che ho per voi è di un 2021 non virtuale, senza mascherina e senza distanziamento sociale. Ora spostiamoci nel mondo. Ciao ragazzi, il 2021 è quasi alle porte e quindi è tempo di buoni propositi, è tempo di... è tempo di auguri, prima di tutto. Io direi che uno degli auguri, uno dei maggiori auguri, è che io spero che la gente possiamo riniziare tutti quanti a ripianificare le nostre vite. Seconda cosa, mi auguro che riusciamo a trovare un nuovo senso di community e pochi altri. Poi io qua sono in Australia, sono a Bondi Beach. Qui la memoria dei bushfires è ancora molto forte, quindi il disastro naturale. Quindi io mi auguro che per questo nuovo anno, anche per quelli successivi, onestamente, abbiamo un po' più di rispetto per la natura e l'ambiente, dato che, considerando che non siamo l'unica specie al mondo su questo pianeta. Poi il pianeta è molto più piccolo di quanto noi crediamo, quindi trattiamolo bene. E che altro? Direi, dai, diciamo 3C, ecco: community, care, common sense. 2021, sappi che abbiamo alte aspettative su di te, mi raccomando, fai il tuo, noi faremo il nostro. Ciao, buon anno da Sydney, Australia, Chiara e Gerardi. Ciao a tutti, io sono Alessandra e vi parlo da Lione. Quest'anno ho deciso di focalizzarmi su 3 buoni propositi per il 2021. Il primo buon proposito sarà quello di ascoltare con più attenzione, con più frequenza, quella vocina interiore, quell'intuizione, quel sesto senso, chiamiamolo come vogliamo, che tutti noi abbiamo dentro di noi. Ebbene, questa è una delle lezioni che ho imparato durante il 2020, in particolar modo durante la fase del lockdown. È importante per me cercare di trovare delle risposte dentro di sé piuttosto che all'esterno. Il secondo buon proposito sarà quello di ripristinare una sorta di routine. Devo dire che io le routine le detesto, ma ho capito sempre durante il 2020 che è importante ricreare una sorta di equilibrio psicofisico, di benessere, ed ebbene l'attività fisica è importante. Mi sono decisa di riprendere lo yoga, di concentrarmi e di farlo diventare un'attività, un'abitudine piacevole, che sia per una volta a settimana, per 2, per 30 minuti, per 1 ora, l'importante è ricominciare.
Il terzo buon proposito sarà quello di cominciare un nuovo hobby, una nuova attività creativa manuale. Ho scoperto proprio durante il periodo natalizio che adoro disegnare, e soprattutto con i miei nipoti, e quindi mi sono riproposta di continuare questa attività creativa per il 2021. Ho capito che durante questo momento la mente vaga ed è spesso fonte di nuove idee interessanti. Questi sono i miei tre buoni propositi. Auguro a tutti voi uno splendido anno 2021. Vi mando un bacio da Lione e dalla Francia. Au revoir! Inutile negarlo, quest'anno, il 2020, è stato difficile per tutti. Però sicuramente, almeno personalmente, mi ha lasciato molti spunti di riflessione e molte cose positive anche. Sicuramente una cosa che ho imparato durante quest'anno è stata la capacità di reinventarmi e di trovare una flessibilità nel mio quotidiano. Sono sempre stata una persona molto molto organizzata. Quando le cose, diciamo, non andavano per il verso che io speravo, l'ho sempre affrontato in maniera, diciamo, abbastanza conflittuale con me stessa. Quest'anno mi ha fatto capire che è importante avere questa flessibilità mentale, di sapersi riadattare, di saper dire: bene, il piano A non è andato, proviamo il piano B. In tutta questa incertezza che quest'anno mi ha portato, sono riuscita, diciamo, a trovare un qualcosa di positivo, a rigirare la frittata nel momento in cui le situazioni non andavano per il verso che io speravo andassero, o per motivi esterni non andavano, diciamo, per il verso giusto. Spero che nel prossimo anno questa sia una risoluzione che tutti noi possiamo trovare nel nostro quotidiano, di saper accettare che ci sono cose che non possiamo controllare pienamente, ma che possiamo controllare la maniera in cui la nostra reazione, la maniera in cui reagiamo ai fattori esterni, e dunque avere questa flessibilità mentale e questa capacità di dire: bene, il piano che piano A non ha funzionato, riparto alla grande col piano B. Questo è il mio augurio per tutti in questo 2021. E io sono Erika e come potete vedere dal mio sfondo, vivo a Hong Kong ormai da un anno, e sono stata, diciamo, fortunata a passare questo periodo molto difficile in una città che sempre ringrazierò, che mi ha accolta e mi ha fatto sentire protetta nonostante la situazione globale. Quindi, anno nuovo, abitudini nuove. Spero che questo video sia stato d'aiuto per molti di voi. Mi raccomando, sapete cosa dovete fare. Vi aspetto un sacco di thumbs up, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo al prossimo vlog. Per oggi è tutto da New York e da Chiari, Lady Boss. Buon 2021!